non porta il ventaglio e non suona le nacchere, questa Carmen dionisiaca nata dietro le sbarre di un carcere minorile. Una mostra inaugurata il 1 marzo al PAN presenta i dipinti realizzati da un gruppo di ragazze rom detenute a Nisida, ispirati all'impetuosa protagonista dell'opera di Bizet. I lavori disegnano un immaginario percorso da un radicato senso del magico e abitato da figure femminili di imponenza quasi sacrale. Anche se non esiste di fatto una tradizione pittorica gitana, nel campo dell'arte figurativa non esiste una tradizione pittorica gitana, esiste però un segno che io credo che debba essere scoperto e rivalutato. Quest'anno abbiamo inteso anche cambiare prospettiva e pensiamo di andare direttamente nel campo rom questa volta, di creare un centro di produzione d'arte permanente al campo rom di Secondigliano. La mostra, che resterà al PAN fino al prossimo 10 marzo, è a ingresso gratuito.